proseguire il trucco che abbiamo visto prima. Nel momento io prendo il cucchiaino, lo appoggio sotto e poi lo copro così tranquillamente. O magari lo riscopro come casualmente, come per farlo vedere, come per dire non è successo nessun trucco, senza dirlo realmente così, ah, e lo prendo in mano e questa volta mentre lo metto sotto il fazzoletto lo piego e butto sotto. Questo è un movimento che devi fare in contemporanea, con un po' di malizia, come se tu semplicemente lo mettessi sotto il fazzoletto, in quell'istante lo pieghi, ti concentri, hai piegato il cucchiaino. Ti concentri, hai piegato il cucchiaino, è ancora più piegato, lo puoi riprendere in mano, fai vedere ancora che i tuoi poteri, sei in mano così, sotto il fazzoletto, lo piego e butto sotto. Questo è un movimento che devi fare in contemporanea, con un po' di malizia, come se tu semplicemente lo mettessi sotto il fazzoletto, in quell'istante lo pieghi, ti concentri, hai piegato il cucchiaino. Ti concentri, hai piegato il cucchiaino, è ancora più piegato, lo puoi riprendere in mano, fai vedere ancora che i tuoi poteri, sei in mano così, nell'istante in cui lo butti sotto, lo pieghi ancora, sotto gli occhi degli spettatori, anche se sei circondato. Devi avere la malizia di prenderlo e farlo. Non c'è bisogno che lo fai sempre questa cosa qua. Al momento che lo butti sotto, anche se non lo fai, potresti dire che si sta piegando lo stesso. Quando rimetti il canovaccio, tu hai sempre questo gimmick sopra le ginocchia, o puoi semplicemente tenerle in tasca, magari nel fare il gioco in cui tu hai l'accendino sul tavolo perché ti sei acceso una sigaretta, perché magari mentre fai il gioco hai la sigaretta accesa e metti l'accendino in tasca, ti padronisci di questo. Metti semplicemente le mani in tasca, tanto nessuno pensa che esista questo gimmick, lo prendi, o semplicemente se lo avevi già sulle ginocchia lo afferri dalle ginocchia.